oggi giornata importante per la magistratura, ma per tutto l'apparato anche delle forze dell'ordine. Siamo qui riuniti per una brevissima commemorazione per un nostro collega, il procuratore capo di Palermo, il dottor Paolo Borsellino, che Stavo fu cercando ucciso il 3D. barbaramente dall'allora mafia il 19 luglio del 1992. Insieme a lui perirono gli agenti di scorta, l'Emanuele Loi, Catalano, Vincenzo Li Muli, Cosina e Claudio Torino, appartenenti alle forze dell'ordine, in quel momento in servizio attivo come scorta presso il dottor Falcone. E con questo ormai sono trascorsi parecchi anni dalla sua scomparsa, ma è grazie anche al suo e ad altri colleghi che oggi riusciamo ad avere un apparato giudiziario consono a contrastare i delitti di mafia, comunque dell'associazione di delitti di stampo. Voglio ricordare che è grazie anche al loro lavoro che abbiamo una bellissima legge che ingloba l'associazione del vincolo stampo mafioso. L'enorme lavoro dedicato dal dottor Borsellino, insieme anche a tutto il suo pool, come può essere il dottor Giovanni Falcone, anche lui deceduto circa 50 giorni prima, sempre nel 1992, da un'autobomba, ci hanno regalato gli strumenti, come dicevo poco fa, per combattere questi tipi di associazioni. Il loro ricordo è ancora vivo, e tant'è che dopo tutti questi anni ancora diverse associazioni no profit ricordano i loro, Controlli anche se radio. non gli piacevano il nominativo, l'appellativo eroi, comunque per noi Buonasera a rimangono tutti, tali. appuntamento Hanno radio sacrificato Sirius. la loro vita, hanno sacrificato anche l'esistenza con le loro famiglie, perché quel lavoro che hanno intrapreso Generale, mi riceve? nell'attività di magistratura, sono stati praticamente sotto scorta fino alla loro dipartita, e le loro famiglie ne hanno pagata anche un prezzo, sia in termini di concrezione familiare, ma anche di abbandono. Detto ciò, concludo con un sentito ringraziamento a tutte le forze dell'ordine affinché il loro ricordo venga inneggiato e commemorato ogni anno. Grazie. Sono io tanto giovane.